A due giorni dal primo turno playoff, ancora qualche dubbio di formazione per Luciano Zauri, che domenica pomeriggio incontra il primo ostacolo di un percorso che in casa Pescara si augurano sia il più lungo possibile. Magari, chissà, provando a fare il colpo grosso. L'avversario numero uno, con due risultati su tre a disposizione, è la carrarese squadra assolutamente casalinga, quella di Natale, ma che paradossalmente proprio all'Adriatico Cornacchia regolò una delle pochissime buone prestazioni lontano dal Dei Marmi. In difesa tornerà Veroli, perché Frascatore è out per infortunio, causa frattura alla mano, mentre a destra torna anche Zappella con Cancellotti che va ad accomodarsi in panchina. Insomma, almeno sugli esterni Zauri riproporrà la struttura Veroli-Zappella, che è stata quella più convincente della stagione sotto la guida di Gaetano Auteri. Il vero dubbio è quello legato alle condizioni di Mirko Drudi, ancora in forse per la gara di domenica. Giannis in grosso con Gherardi come alternativa sembra essere la cerniera favorita qualora l'esperto difensore cesenate dovesse alzare bandiera bianca. La linea 3 di centrocampo non si tocca, con Pontizzo, Derisio e Pompetti, anche se di Ambos scalpita, ma come Memushai, a meno di sorprese, dovrebbe essere tra le alternative a gara in corso. Anche l'attacco ha una fisionomia che pare consolidata. Dursi mai così positivo, con Clemenza in gol nell'ultimo impegno della regular season contro Limolese, alle spalle del capocannoniere biancazzurro Franco Ferrari. In casa carrarese invece Di Natale certamente non potrà contare, in difesa su Imperiale, che ne avrà ancora per un po', e Figoli, che accusa ancora alcune problematiche. Oltre a loro, ha detto il tecnico dei gialloblu, ci sono 4-5 situazioni che meritano di essere approfondite, d'accordo con lo staff medico. Fuori Petrelli, che realizzò la rete del pareggio a Pescara, davanti potrebbe esserci uno degli ex Giannetti, non troppo rimpianto in riva all'Adriatico, mentre in mediana un altro ex come Luca Berardocco. Un solo successo lontano dal Dei Marmi per la Carrarese contro Limolese nel girone d'andata. Poi 8 pareggi e 10 sconfitte, solo 9 reti realizzate, 37 quelle subite. Un ruolino che il Delfino deve confermare per regalarsi mercoledì il secondo turno del cammino.